No, TVT! No, esco, dai! Scherzi! Aquilon Westes! WCS Europa Qualifier per raggiungere la Challenger! Aveva detto che smetteva, ma è un burlone, perché di nuovo sul campo di battaglia, dopo il DreamHack di Bucarest, Old School Clan, l'Aquila Nazionale, sta in gol! E nell'altro angolo invece, in alto a sinistra, lo abbiamo visto, di un dorato brillante Lega Grandmaster dal team NL Rugby G. Giocatore famosissimo, non lo conosco, mai visto. Vediamo se la regia da casa ci darà informazioni su Robby G. Intanto attenzione, perché è un TVT. Starigol ha già vinto il suo primo round, quindi questo dovrebbe essere 128, non ci si capisce niente. Poi piano piano riusciremo, quando rimarranno un po' in meno, a fare il sunto su quella che è la situazione. Intanto per il momento sappiamo che Reynor è uscito e Vanner aveva perso il primo game per un problema al mouse. Moio. Poi sembra che il suo avversario sia rushato, quindi non so neanche quanto stanno. Attenzione però, perché ci sono un pochi SCB, e infatti la Proxy Rax da parte del giocatore Robby G, che è andato a proxare una Rax a Starigol. Questo è il primo game best of three, ma attenzione, perché per Starigol sembra subito una situazione difficile. Viene proxata questa Rax, inizia a venire prodotto il primo Reaper, mentre ancora Starigol non ha pronto la sua Rax, arriva in questo momento ma va a creare un SCV. Adesso Starigol si renderà conto di quello che non va nella base del suo avversario, perché ancora non c'è una Rax, quindi capisce, va a posizionare immediatamente un bunker Starigol. Dall'altra parte ancora il Reaper non è arrivato, arriva in questo momento il Reaper, seguiamo il Reaper di Robby G che sale, Robby J sale, ma attenzione, il bunker non è ancora terminato. Reaper va a seguire, vengono pullati gli SCP, deve salvare quel bunker, buon lavoro in qualche modo da parte di Starigol, che deve stare attento a non perdere un altro, non muore il Reaper, però adesso è riuscito a entrare nel bunker in Marine da parte di Starigol. Io questa giornata non la reggo, morirò probabilmente prima. Intanto attenzione, dall'altra parte ancora, solamente Reaper, ancora arrivano Reaper. Continua ad arrivare Reaper, mentre Starigol va a posizionare un'altra Rax, ma adesso ci sono due Reaper da parte del giocatore Robby G. Provano a salire questi Reaper, non ci riescono, va giù un altro SCV, adesso escano, lo salvano due Marine, provano a salvare l'SCV, che potrebbe anche rimanere vivo, è ancora vivo, mentre dall'altra parte Robby G ancora non ha fatto niente. Di qua abbiamo una factory in questo momento, 3 Rax per Starigol, situazione subito di grande tensione, 4 minuti e 52, SCP da una parte, Reaper dall'altra, Starigol, attenzione adesso si dà visibilità probabilmente con questa Rax Robby G. Andiamo a vedere dall'altra parte, ci sono 3 Reaper, sta arrivando anche una factory per Robby G. Attenzione, i Marine riescano a salire nel bunker, potrebbe cadere un Reaper oppure no, potrebbe anche non cadere, non cadano i Reaper, si danno visibilità, attenzione, non ci arrivano però adesso a 3 Rax, con 3 Rax Starigol dovrebbe essere in grado di difendersi. Andiamo a vedere il numero dei laboratori, pressoché identico, 19 pari. Dovrà spostare questa caserma Starigol, mentre sta andando a creare il secondo command center. Attenzione, i Marine escono, ma non riescono a uccidere neanche un Reaper, ma vanno comunque a salvare questa Rax. Siamo a 6 minuti e 4, subito una partita molto molto divertente, subito molto molto difficile per il nostro giocatore italiano. Attenzione, continua da sporta male noi, se perde anche Mau, attenzione, i Reaper fanno avanti e indietro a una grandissima velocità. Attenzione, il team intanto è no life da parte di Robby J. Attenzione, la Rax potrebbe cadere, ma adesso ci sono un buon numero di Marine. Attenzione dall'altra parte,
Sta arrivando però anche uno starport già posizionato, mentre il nostro Starigolo ancora non è riuscito a posizionare il suo secondo centro di comando. 21 lavoratori per Starigol, 22 per Robby G. Attenzione, posizionata la caserma, ci sono tre caserme in questo momento, arriva la Factory da parte di Starigol. Da parte si muovono i Reaper, bravo Starigol che adesso potrebbe andare a incrociare, i Reaper, no, partono i Marine di Starigol, dritto per dritto, si muovono i Marine di Starigol che prova ad andare al contrattacco, attenzione, partono adesso le Hellion, contro i Marine, cadi Hellion, no, è ancora viva quella Hellion, Starigol che me lo immagino come dice di solito, se mi attacchi te prima o poi si attacca anch'io, e continuano i Marine a salire, continuano a muoversi i Marine di Starigol che adesso va, no, dritto per dritto in main, attenzione però perché ci sono due Hellion e muovono, si muovono, sono tre le Hellion, una Hellion cade, cadrebbe anche l'altra, non cade l'altra, attenzione, 25 lavoratori a testa, buona difesa da parte di Robby J. Adesso la situazione però sembra essere ancora in vantaggio di Psi Starigol, 40-36, si muove questo comando orbitale, la situazione adesso sembra essere tranquilla, sta succedendo niente, i Marine vengano splittati da parte di Starigol, direbbe la musica di Rambo, Pippo trovaci la musica di Rambo per il nostro Rambo nazionale, attenzione si muovono adesso alcuni Reaper con alcune Hellion, si muovono in avanti, ma guardate Starigol che ha tutti i Marine uno accanto all'altro che sono pronti ad attendere l'arrivo, ecco l'arrivo, torna indietro, vengono risplittati, attenzione, 54 Psi per Starigol, 48 per Robby J, e la musica di sostegno per il nostro Rambo nazionale, i Marine del nostro Starigol si guardano e dicono noi siamo i più forti. D'altra parte, attenzione, stanno iniziando ad arrivare SCP anche per Robby J, 30 Psi per Starigol, 30 Psi di lavoratori, 33 invece per Robby J. Però adesso sta arrivando il primo bunker, attenzione, proverà un contain Robby J. D'altra parte ci sono tantissime Rax per Starigol, che adesso è Psi bloccato, però si è andato a Psi bloccare a 62 Psi, si muove in avanti con questi due tank, Starigol, si muove Rambo. Eccolo che parte la cavalcata di Starigol, accompagnata dalla musica della Pippo Station. 57 Psi contro 69. Attenzione perché adesso è costretto a tornare indietro Robby J. Voleva essere lui a fare un contain sul suo avversario, invece la situazione sarà all'opposta. Continua ad avanzare, adesso Starigol. Qui in 10 minuti e 35, ma ci sono più Hellion, per Robby J. Più Viking, non può andare a posizionarsi Starigol in questo momento, è costretto a tornare indietro, Starigol. Arriva anche il terzo Command Center, 11 minuti e 4 della partita, adesso probabilmente si andrà alla terza, probabilmente sarà un game molto lungo, mettetevi comodi amici giocatori. Momento buon posizionamento da parte di Starigol, questo è un buon posizionamento, vediamo se ci portiamo a casa almeno una Viking, non ci riusciamo, torna indietro Mau che continua con questi Marine a distruggere le rocce indistruggibile, 11 minuti e 37 della partita, attenzione dall'altra parte i due giocatori entrambi vanno a distruggere le loro rocce distruggibili sulla terza base. E intanto ci aggiornano, The Horde sta vincendo 1-0 contro Strelok. Era un altro game che avremmo voluto commentare, The Horde contro Strelok. Adesso siamo su Starigol contro Robby J. Attenzione dall'altra parte, abbiamo Starigol che va a terminare il suo terzo Command Center praticamente allo stesso momento in cui lo fa il suo avversario. 4 tank per entrambi i giocatori, ma il nostro Starigol ha molti più Marine. Adesso un momento di posizionamento, si prospetta un game molto molto lungo, andiamo a vedere anche gli upgrade, solamente un engineering bay, Starigol, Marine sono a 0-0 ancora, sono a 0-0-1 invece quelli di Robby J. Attenzione, 13 minuti e 13, adesso inizieranno a volare i Command Center per aumentare la macro da parte dei due giocatori, Starigol contro Robby J, WCS Qualifier, questa è la seconda serie per Starigol, prima vinta sempre contro un Grandmaster,
Adesso sta rigole avanti Ripsi, l'esperienza anche del nostro giocatore italiano. Continua a muoversi con i suoi marine e i suoi tank. 13 minuti e 52. Si muove in questo momento. Si impacca e si porta a casa due reefer, che dall'inizio della partita gli hanno dato fastidio. Attenzione, perché è andato a posizionare anche un quarto command center. Robby J deve prendere un quarto command center, probabilmente anche Starigol. Buono il posizionamento dei tank da parte del giocatore di non si sa dove, secondo me irlandese, Robby Keane. Robby J, no life, ci sta. Tanto Starigol continua a muoversi e adesso si muove in avanti, sembra voler andare a controllare quella che è la situazione. Attenzione, perché in questo momento è buono il posizionamento dei tank da parte di Robby J. Deve anche scoutare la quarta base Starigol per non rimanere troppo indietro. Adesso viene visto il posizionamento del nostro giocatore. Vanno a posizionarsi probabilmente tank, o forse va a attaccare sulla terza. Attenzione, Starigol perde tank, no! Via tank, scappate tank, due tank vengono difesi, ma buon ingaggio da parte di Robby J. Si è portato a casa due tank abbastanza gratuitamente. Adesso in questo momento sono solamente i tank, tre i tank del nostro Starigol contro 8 da parte di Robby J, che sembra essere sostanzialmente in vantaggio. Starigol prova a fare avanti e indietro con alcuni marine. 15:36, dall'altra parte continuano i lavoratori a portare minerale. È già attiva però la quarta base da parte di Robby J. In questo momento il giocatore avversario sembra essere ben posizionato. Si muove probabilmente in avanti, sa di aver fatto dei buoni danni con quei tank. È comunque un Terran contro Terran. I Terran contro Terran, basta sbagliare un ingaggio, che può succedere di tutto. Attenzione, Tarigol continua a cercare di trovare il punto buono per posizionare le sue unità. Robby J si va a muovere anche lui. Vediamo i due giocatori che si vanno ad avvicinare l'un con l'altro, ma il numero dei tank è sostanzialmente molto più basso. Prova Starigol in questo momento a trovare un buon ingaggio. Prova a trovare un buon ingaggio, un numero di marine molto più alto. Deve tornare indietro adesso. Deve tornare indietro, deve portare via i suoi tank. Il nuovo numero dei nostri tank è molto inferiore rispetto a quelli del nostro avversario. 16 minuti e 55. Si riallontanano adesso. Si riallontanano adesso i due. Attenzione, andiamo a vedere l'army composition. Aiuto, 10 tank contro 6, 157 psi per Starigol, 146 per Robby J. Però attenzione, perché il nostro avversario ha ancora una base di vantaggio, ha sempre una base di vantaggio ormai da un bel pezzo. 68 lavoratori, sostanzialmente pari. Adesso anche Starigol va a prendere il suo quarto command center, 167 psi, siamo sempre avanti di psi. Praticamente sugli upgrade siamo leggermente indietro, non invece, siamo avanti per quanto riguarda i Marine e i Marauder. Attenzione, adesso si va a muovere il giocatore Terran. Si muove, Starigol tiene la posizione, buon mantenimento della posizione da parte di Starigol. Adesso la situazione sembra essere ribaltata rispetto al game, alla situazione precedente. È tedesco, intanto ci avvisano, Robby J, giocatore tedesco. Mentre intanto 1-1 tra Strelok e Diord. Ringrazio la regia di Hoffman e Consoloni Reverter, stanno facendo un ottimo lavoro a seguire tutti i nostri giochi italiani. 18 minuti e 35, continuano le scan, continua la grande guerra tra questo giocatore italiano Starigol e questo giocatore tedesco che è Robby J. Attenzione, Starigol, si continuano a muovere i due eserciti, si tengano sempre costante movimento, sono 200 APM sostanzialmente per entrambi. Arriva un altro ingaggio, è ben posizionato Starigol. In questo momento è ben posizionato il nostro Starigol, che adesso va a vedere la quarta base. Col cavolo la metti la quinta base, perché io sono Starigol e non te la faccio mettere. Distrutta, cancellata anzi. Però guardate, 194 e 172 il numero di lavoratori è pressoché equivalente, il che vuol dire che noi siamo messi meglio, abbiamo anche più upgrade. In questo momento la partita è sostanzialmente pareggiata. Starigol inizia a fare ciò che sa fare meglio, inizia a droppare. Attenzione però, dall'altra parte si muove subito un contingente di Marine e di Marauder. Però Starigol ha un buon posizionamento, sono controllati dai tank, i Marine non possono essere attaccati. Bravo Mau, 172 a 198. Guardiamo dall'alto questo posizionamento, vai giù il CC tedesco, è andato giù il CC tedesco. Bravo Starigol, che ha buttato giù il CC tedesco. Attenzione, a questo momento siamo in vantaggio di basi. Parte un altro contingente da parte di Starigol sul lato sinistro, parte un altro contingente sul lato destro, ma prova a cerchiarci. Guardate com'è bello Starigol nell'angolo, si tiene con tutti i marine, si impacca, parte da tutte le parti, è
oddio, oddio, sta, attenzione, attenzione, non ha più psi, l'obbligé, non ha più psi, è l'ultimo attacco disperato perché parte anche Mao da quest'altro angolo, incredibile, però da quest'altra parte è sfondato, l'obbligé, ma arriva Gigi, è arrivato Gigi, sta.